Buongiorno a tutti, membri della Galassia del Nord. Oggi vi do il bentornato con i capitoli di Black Clover. Finalmente sono usciti i nuovi capitoli, nonché il 370 e il 371, pubblicati insieme lo stesso giorno sulla rivista Jump Giga. Dopo il capitolo di dicembre, che doveva chiudere il volume 36, di cui questa qui è la copertina, devo dire molto carina. Tra l'altro mostra anche Damnatio in versione paladino colorato, e vediamo queste striature verdi sul suo corpo, vediamo anche che gli altri paladini hanno altri tipi di striature con colori diversi. A questo punto però necessito di vederli tutti colorati, anche sorella Lily, It, Irul. Devo dire subito una cosa negativa però: in questo tempo di attesa tra un capitolo e l'altro c'è stato veramente il nulla, cioè il fandom era morto praticamente. Uno può tentare di tenere sulla bandiera cercando di creare discussioni, ma se non esce nulla, non esce nulla. E se posso fare una piccola critica, bisognerebbe cercare di riempire il tempo anche per tenere alto l'hype, altrimenti per forza di cose che le persone o si dimenticano della serie o si annoiano e comunque non la seguono più. Io comunque sempre qui in prima linea. Abbiamo una nuova illustrazione di un manga chiamato Educational Manga World History, fatta appunto da Tabata. Abbiamo 18 volumi e in ciascuna di essi un autore diverso ha disegnato le copertine. C'è anche un'altra pagina a colori riguardo il film di Black Clover, di cui uscirà il DVD Blu-ray, ovviamente in Giappone, e forse ci saranno delle scene aggiuntive. O comunque dei contenuti che non abbiamo visto all'interno del lungometraggio. Infine, per il capitolo 370 c'è questa doppia pagina a colori che veramente mi piace tantissimo. Ovviamente siamo nell'ambito casinò e so che tutti quanti state puntando mimosa con lo sguardo, anch'io. Io ve lo dico, quando ho visto questa pagina qui ho espresso dei commenti un po' perversi, giusto Mimosa, giusto Noel, giusto Vanessa, ok. Nello scorso capitolo 369 abbiamo visto Luck e Magna performare contro diversi angioletti e un clone di Lucius. Tuttavia, la quantità di antimagia a loro disposizione è finita. Il capitolo 370 è invece di transizione, una cosa che non mi fa impazzire onestamente, perché a questo punto della storia vorrei solo capitoli che vadano a concentrarsi su quella che è la ciccia. Ci viene mostrata una panoramica del regno di Clover. Come abbiamo già visto qualche capitolo fa, Lucius dall'alto sta pianificando qualcosa. Quando Asta si trovava nel sollevante, Ryu usava il Tengensu per capire cosa stesse accadendo altrove. Così Ryu ha avvisato Asta che Lucius volesse lanciare un incantesimo su larga scala nel continente. Ripensandoci, questo è anche il motivo per cui Lucius non si è mai mostrato agitato per il suo piano, tanto stava andando avanti indisturbato dall'alto mentre sotto di lui si massacravano. Guardandolo bene, l'incantesimo è formato dal Sephiroth e dal Clifot, gli alberi della vita e della morte nella cabala ebraica. Infatti chi sta sotto, ovvero a Clover, deve morire, e chi sta sopra, come il vero Lucius, invece vive. Certo, i cavalieri magici non possono ancora morire, sono attaccati alla loro vita, ma soprattutto al loro dovere. Nonostante qualcuno dei civili pensa che questa sia la fine del mondo, Rill vorrebbe dipingerla, ha un non so che di poetico questa cosa. Comunque sia, come potrebbe funzionare questo incantesimo? I rami di sotto, ovvero quelli del Clifot della morte, potrebbero uccidere e assorbire l'essenza, l'anima delle persone e trasferirla alla parte di sopra, nonché il Sephiroth, la vita. E questa parte di sopra potrebbe ricreare le persone come esseri umani perfetti. Infatti non mi stupirei se lì sopra dovessimo rivedere i personaggi morti, tornati in vita con un nuovo scopo e una nuova mentalità. Così Asta e Yuno puntano a raggiungere il vero Lucius, tuttavia ci sono molti dei suoi cloni a ostacolarli, ma possiamo contare sui membri del Toro Nero investiti temporaneamente con l'antimagia, che sicuramente saranno in grado di gestire la situazione. Vediamo tutti intervenire nei vari scontri, Vanessa e Gray ingaggiano battaglia contro un ennesimo clone in modo da supportare Noelle, Nacht e Ichika vanno in soccorso di Yami, la sorella contro un clone di Lucius, mentre il vice capitano del Toro Nero direttamente contro suo fratello Morgan. Gordon utilizza il veleno come medicina per aiutare Charlotte e William. Henry scontra la base del Toro Nero con alcuni angeli e un clone di Lucius. Gosh va in soccorso di sua sorella Mari, luogo in cui si trova anche Rill, finendo contro un clone. Invece Zora, Finral, Nero e Charmy spianano la strada per Asta e Yuno, sfidando anche loro i cloni dell'imperatore magico assoluto. La domanda è: quanto potranno resistere? Ebbene, la vicenda per il momento termina così. Il capitolo 371 ci riporta infatti allo scontro tra Meroleone e Morris.
L'attacco di fuoco della donna, sferrato nel capitolo 358, non ha eliminato l'avversario, come era facilmente intuibile. Il resto lo lascio a te. La frase di un subordinato di Meroleona prima di morire la colpisce. L'ennesima volta in cui qualcuno muore per permetterle di vincere. Il peso che Meroleona deve portare si fa sempre più grande. Morris afferma di voler mostrare all'avversaria un vero esempio di scudo vivente, così attinge dal suo secondo attributo magico, nonché la magia di terra, e in questa tavola, che secondo me è molto bella, crea una vera e propria marcia di creature veloci e senza anima che seguono il volere del loro creatore, un po' come i paladini se ci pensiamo. A Morris sembra stare simpatica Meroleona ed abbiamo un monologo da parte sua. Queste sono delle parole molto interessanti che vanno analizzate con attenzione. Più blaterano di etica, più marciscono senza ottenere nulla. Ciò spiega i metodi poco ortodossi di Morris nelle sue ricerche, poiché secondo lui farsi limitare dall'etica è un errore. Diventeranno quindi materiali per la mia ricerca e serviranno da nutrimento per nuovi strumenti magici. Questo è il significato della vita degli sciocchi. Tuttavia non importava quanto io li analizzassi, non potevo superare i principi di questo mondo. Qui viene spiegato perché Morris si sia unito alla Dark Triad. Se lui voleva andare oltre, il modo migliore era farlo con chi quei principi voleva distruggerli. Ora sono stato scelto da Dio, mi è stato donato un potere che mi ha permesso di usare a pieno le mie conoscenze e abilità, il potere di distruggere e dare la vita. I miei giorni diligenti e perseveranti non sono stati vani, voi esseri umani avete questo limite. Ovviamente questo riguarda il fatto che Morris sia stato reclutato da Lucius. Praticamente con un monologo Tabata mi ha fatto rivalutare quasi completamente il personaggio di Morris. Abbiamo poi un flashback su Meroleona accompagnato da un suo monologo. Lei è sempre stata una bestia in combattimento, quindi nessuno voleva allenarsi con lei. Quindi la sua motivazione stava calando di conseguenza. Nessuno riusciva a tenere il passo. Pensavo che mi sarebbe andato bene se nessuno mi avesse seguito. Potevo diventare più forte anche da sola. Ricordiamo che Meroleona pare isolarsi per eseguire i propri allenamenti e forse è anche a causa di ciò. Meroleona ha combattuto mostri, ha scalato mura, è sopravvissuta in zone ostili, è arrivata dov'è tutta da sola. Per favore Meroleona, allenaci, le voci dei compagni del leone Cremisi tornano alla mente della donna. Metaforicamente le mani dei suoi sottoposti sollevano la sua schiena, in modo da rimetterla in gioco perché lei deve continuare a combattere. Meroleona viene raggiunta da Fuegoleone, Dio santissimo quanto mi è scassato che non ci fosse anche Leopold che non appare da tempo e ChatGPT pensa che sia Lucius, effettivamente non è riapparso da quando c'è Lucius. Nel grimorio di Meroleona viene iscritto un nuovo incantesimo. Sorpasserò sempre i miei limiti. Il nome dell'incantesimo è Ultimate Flame Magic Excelitus Leonum. L'ha praticamente sbloccata da sola. Sarebbe lineare con il percorso di Meroleona fino a questo momento, ovvero io ho ottenuto tutto quello che ho ottenuto da sola e traggo forza dai miei compagni. Proprio perché attorno a lei appaiono gli spiriti dei defunti membri del leone Cremisi. Non potete rilassarvi neanche da morti, pure da morti dovete seguirmi. Questo incantesimo è molto simile al Bankai di Yamamoto di Bleach, anche se l'abilità di Yamamoto era leggermente più creepy direi. Morris è scioccato, non c'è alcun corpo da fare a pezzi, solamente delle fiamme potentissime, contro cui i suoi sgherri di terra non possono fare nulla. Il corpo di Meroleona è diventato completamente mana. Queste sono le fiamme della resurrezione, la trascendenza del corpo. Coloro che hanno dato la vita per me mi hanno insegnato l'essenza dell'animo umano. A Meroleona non importa del dio che ha scelto Morris, questo suo incantesimo sarà fonte di incoraggiamento per gli umani. Morris viene così bruciato a morte dall'incantesimo di Meroleona. La sua rigenerazione non è abbastanza, il suo corpo si disintegra. Un bel epilogo per uno scontro fra due personaggi che non hanno nulla in comune, che si sono ritrovati a battersi per puro caso, ma che poi durante lo scontro hanno avuto un build up tale da essere appunto degli avversari perfetti, ovvero uno l'opposto dell'altro. Quindi i capitoli per questo numero primaverile finiscono qui. Il numero estivo uscirà ad agosto, ma per avere maggiori novità vi consiglio di rimanere sintonizzati sul canale YouTube, sulla pagina Instagram che trovate in descrizione e anche sul gruppo Telegram. Quindi per dare una chiusa a queste mie opinioni, il capitolo 370 è abbastanza normale, mentre invece il 371 mi ha gasato a bestia. Una delle esperienze che vi invito a vivere è quella del commentare le tavole quando escono in tempo reale, perché tu vedi una delle tavole e poi non sai che cosa c'è dopo e magari
dopo 2 o 3 minuti esce quella dopo, per me è un'esperienza da fare e la potete fare volendo sul gruppo Telegram di Black Clover Italia. Detto ciò, anche questa volta io vi ringrazio per la visione e vi chiedo che cosa ne pensate voi. Noi ci ribecchiamo verso agosto con i nuovi capitoli, ma prima potrebbero uscire altri video sulla serie, anche perché ce ne sono 2 o 3 in cantiere che vorrei pubblicare. Un salutone a tutti quanti!